Bella a tutti ragazzi, qui è Teddy. Prima di iniziare con il video vi ricordo che questi sono i miei social ufficiali, tutti i link sono in descrizione. In aggiunta, cosa molto importante, patreon.com/taddy93. Patreon è un sito dove con un abbonamento mensile potete supportare il canale economicamente. Con un abbonamento fisso, ovvero ci sono vari tier che trovate nella sezione abbonamento, ci sono 6 tier al momento, ognuno con un prezzo fisso mensile ma con molti bonus. I link sempre in descrizione per valutarli. Ah, ok, eccolo qua. Allora, noi abbiamo giocato queste due, no? Poi queste le ho giocate io da solo, quindi con Orlando 40-19, con Charlotte 25-11. Abbiamo vinto a Milwaukee senza Giannis perché si è dato infortunato. Non era infortunato, si è dato infortunato, lo sappiamo che si è dato infortunato. E poi abbiamo vinto a Cleveland con 41-14. Lule. Ok, quindi difficoltà Hall of Fame. Sì, Giannis ha deciso di fare il ciula. Allora, decisioni tattiche offensive auto. Facciamo dinamico, non ripetere. E ok, c'è un'altra cosa che volevo farvi vedere, perché qualcuno mi ha detto l'ultima volta, no? Mi fa, vabbè, per fortuna manca un certo giocatore. Io vado a giocare contro Milwaukee e dove cade? Ed eccolo qua, è tornato Eric Bledsoe, il secondo giocatore più buggato della storia di 2K, è tornato ai Milwaukee Bucks. Ok, c'è sotto Julius, dai Julius, bravo. Ma perché? Corrente. La madonna. No, scusatemi, No. Ah, ok, adesso ho capito com'è passata sta palla, ok, bene. No, la stoppata su Troione. Jalen, devi ripagare la bestia d'aria dopo la stoppata. Giusto così, bisogna ripagare la bestia d'aria che corre come un Bradipo in versione T-Rex, con la stessa velocità con cui mi alzo la mattina dal letto. No. Bello. La madonna. Cosa? Bel taglio di Brunson. Bello sto schema, oh. Bellissimo sto schema. Bellissimo. Vabbè, stiamo giocando bene tutto sommato. Dai, questi schemi mi stanno piacendo. Fin quando Randall non tocca la palla, sono anche bei schemi. No, grandissima difesa. What? Vabbè, dai. No way. Eh sì. Dai, Jalen, corri. Bella palla per Red. Gran difesa di Grimes. Guarda, c'è Brunson. No. Bella palla per Julius. Oh, ragazzi, mamma mia, questi Knicks in transizione. Uscita per RJ Barrett. Guarda che sono in angolo. La bestia d'area da tre. La bestia d'area da tre in angolo. Signori, l'evoluzione della bestia d'area in una sola azione. Blocco e tripla in angolo. Dove va Capela? Gran difesa, What? No, vabbè, ma che è sta cafonata? Dai, ma non scherziamo. Dai, ma che cazzo appena... No! No! Vabbè. Fuori 3 secondi. Marca tutti! La stoppata in chase down della bestia d'aria. Bisogna marcare tutti. L'effort difensivo, infatti, viene tirato fuori su. No! Devo andare a giocare il pick and roll correndo. Ma la bestia d'aria da 3 ancora!
Mamma mia, la bestia d'arma. Ma che palla! Ma che palla! Ma che gioco! Ma che gioco! Madonna, come giocano questi Knicks! Siamo uno squadrone! La nostra squadra, chat! Ancora una stoppata della bestia d'area! Si alza in piedi il Madison Square Garden! Mamma mia, un tripudio! Un tripudio! Attiva il doppio impeto! Guarda che difesa sull'inbound! Guarda che difesa! Madonna, che squadrone! Parti contro piede della bestia d'area! No, no, Jalen, levati! Guarda lo speed boost! Guarda lo speed boost! Vabbè, dai, è durata anche troppo. Dietro la schiena! Euro step! Oh! Che giocatore è la bestia d'area! No, vabbè, cioè, qualcosa di incontenibile. No, 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 no. Rivediamo, partenza, dietro la schiena, Eurostep con contatto. No, vabbè, la bestia d'area, ragazzi, tutti in piedi per la bestia d'area. Un tripudio, tutti in piedi per la bestia d'area. Fai vedere Murray qua nel pitturato, fallo venire. No, doppia uscita dei blocchi per la bestia d'area. Da tre! Oddio, è un mostro! Oddio, doppia uscita dai blocchi per la bestia d'area! Sì, giusto liberare per la bestia d'area. Giusto liberare per la bestia d'area. In post basso contro AJ Griffin. Non esiste, come se non ci fosse. Eterea presenza di AJ Griffin. 15 punti in 15 minuti per la bestia d'area. Eravamo partiti male in attacco. Sottotono. Cos'è sta roba? Ma per favore, impeto di squadra. Della palla Anthony Pierce. Della palla Anthony Pierce. Dietro la schiena, chi è questo? DeAndre Hunter? Immagina DeAndre Hunter nel 2020. Guarda che palla per Josh Hart. Ma tu la gioca da sola, la bestia d'area. Gioca da sola. Gioca da sola. Gioca da sola, 1 contro 5. Un mostro. Apertura della bestia d'area. Raddoppiata la bestia d'area. Bel taglio di Brunson. Scarico per Josh Hart in angolo, bellissimo. Mamma mia, come giocano. Ma che come giocano questi Knicks? Siamo uno squadrone. Siamo uno squadrone. Neanche nell'associazione che sto provando le sliders. La bestia d'area ha stoppato Troione. I fischi del pubblico per Trae Young. Brunson passes to MP. Bravo Quentin. Sì, RJ. Ne parla sotto RJ. Non viene raddoppiato. Niente raddoppiato. What? Ma perché? Ma portalo su. Guarda che difesa! Mamma mia, tutti in piedi! Tutti in piedi al Madison Square Garden! Blocco in transizione! Tripla di Julius per buttar giù tutto! Rimbalzo offensivo della bestia d'aria! And one! È un mostro! È il giocatore totale! Ho sbagliato il tiro libero! La cosa più anticlimatica della storia! La cosa più ancora un bestia d'area! Dice no! Un mostro! Troione! Ancora la bestia d'area d'aiuto! Lo statement game! Contro Troione! Raddoppiata la bestia d'area! Fuori tutti dalle palle! Palla sotto! Scarico per Julius, dalla media, facile facile! Rimbalzo della bestia d'area! Gaunet! And one! Il dio moldavo! Tutti in piedi! Spike Lee ha già pronto il documentario! Altro che The Last Dance! Mamma mia! Fallo venire qua! Tira! Non tira! Paura del close out della bestia d'area! Zoniamo su Troione! Zoniamo su Troione! No! Palla fuori, non salta Capela. Attacchiamo dal palleggio. Scarico per Randall. La bestia d'area wide open da 3! Wide open da 3! Cigamo questo. Ho capito. Sì, dove cazzo devo andare? Contro Troione. Arbitro fallo! Non importa! Non importa! Troione arriva giusto giusto all'uccello. Più.
l'apertura per la bestia d'area è incredibile, cioè è qualcosa di sconsiderato. Sconsiderata la bestia d'area. Apertura così. Pick and fade, non seguono la bestia. Bisogna marcare la bestia d'area adesso, ovunque. La bestia d'area è ovunque adesso. Non gioca più a un metro dal ferro e basta. Cos'è sto tiro? Va che taglia fuori il suo combo. Mi raddoppiano. Vabbè, cioè. Non è commentabile, dai, cioè non è commentabile, non è commentabile. Porco o Kongu non tira. Vai Quentin. No. Bella palla per Branson a due mani. Okongu. Shimi to the fade. Madonna, è un mostro! È un mostro! La bestia d'area è un mostro! Ma cosa ho visto? Dammi quanti! No, vabbè, ma cos'è? Ma dai! Ma cosa? Ma era una stoppata! In faccia a due con lo Shimi! Dammi qua! Dammi qua la bestia d'area ancora! Raddoppiata ancora la bestia d'area con la virata! Ma perché non fai un layup? Cos'è successo? Ma perché non va a canestro? Andiamo a metterci da tre punti. Qua, spottati. Allora, gioca un bel blocco. Aiuto, eccolo. Madonna, è un mostro. È un mostro. Non si gioca più. Non si gioca più. Spottato pure da tre punti. La bestia, dammi qua. Mamma mia, Julius. Vado in angolo, sono già in angolo, già la vedo. Già la vedo in angolo. Doppio blocco, guarda che doppio blocco. Eccolo, già l'ho visto. Uscita fra la bestia d'area. Che c'è giù. È un tripudio! È un tripudio al Madison Square Garden! No, vabbè. No, vabbè, Argenio di spogliatoi mi sentirà la bestia d'area. No way! What? Dammi. Non merci però. Oddio! Oddio! Ma non si gioca più! Cos'è il contropiede? Con lo speed boost, crossover, virata! Non si gioca più! 42-17 rimbalzi per la bestia d'area! Non si gioca più! No, dovete farvi sta build! No, no, sta build dovete... No, dovete farla, sta build dovete farla! Non vi interessa in che squadra andate, non vi interessa! Dovete farvi sta build, è troppo divertente! Si può fare tutto! Difende, attacca, passa, cioè è troppo divertente, troppo divertente, troppo divertente. Bollente prestazione della bestia d'area. Bollente, 42-17, 5 stoppate. Livello 70 di overall. Livello 70 di overall. Mi chiamano Shep Casso? Come Shep Casso? Ah, Shep Casso per Picasso. Io pensavo Casso in bresciano, che vuol dire cazzo.